Continuiamo con il nostro viaggio missionario, questa volta noi andiamo in Libano dove invece incontriamo i bambini che sono oggi, soprattutto in Medio Oriente, ma un po' dappertutto, sottoposti veramente ad uno stress violento. Le suore del Buon Pastore si prendono cura di loro e annunciano il Vangelo a questi bambini e non solo a loro, anche alle loro famiglie. Ascoltiamo per questo Suor Anna. Faccio parte della Congregazione delle Suore del Buon Pastore. È una congregazione internazionale presente in 72 paesi. La sua missione è portare il messaggio di Gesù, Buon Pastore, presso le persone che soffrono. Ho vissuto la mia infanzia in Libano e ho conosciuto in prima persona la vita da rifugiata, perché ho dovuto abbandonare il mio paese natale a 11 anni in piena notte, con la mia famiglia, quando Israele ha invaso una parte del sud del Libano. Poi, durante tutta la mia infanzia e gioventù, ho vissuto la guerra. Ho conosciuto la pace soltanto da adulta, quando mi hanno mandata in Francia. Per me non era normale vivere in uno stato non in guerra. Non avevo punti di riferimento. Mi sentivo completamente spersa in un paese dove regnavano la pace e la prosperità. Capisco benissimo questi bambini che arrivano dalla Siria o dall'Iraq e sono completamente disorientati in un paese per loro del tutto sconosciuto. Hanno abbandonato quello che avevano e nel giro di qualche secondo hanno perso tutte le speranze. Noi, Suore del Buon Pastore, abbiamo deciso di lavorare con i rifugiati prima di tutto iracheni, perché l'Iraq, dopo la partenza dell'esercito americano, è diventato un territorio nel quale hanno attecchito un numero spropositato di gruppi terroristici che perseguitano le minoranze e tra queste anche quelle cristiane. Accolgo rifugiati provenienti dall'Iraq dal 2007 e poi nel 2011 c'è stato un picco con la guerra in Siria, durante la quale numeri enormi di rifugiati si sono riversati in Libano. Noi suore non potevamo certo restare a guardare. Ecco che allora ci siamo mobilitate e abbiamo creato delle strutture apposite per accogliere questi rifugiati. Nel campo profughi abbiamo creato un centro di pronto soccorso. Il Libano è il paese più piccolo del Medio Oriente, è grande appena 10.000 km quadrati, con 4 milioni di abitanti e 2 milioni di rifugiati. Immaginate di accogliere da un giorno all'altro 30 milioni di rifugiati e che il vostro paese sia distrutto da una guerra fratricida che dura da 15 anni. A un certo punto voi stessi sareste in pericolo perché il flusso dei rifugiati sarebbe diventato incontenibile. Questo è il Libano. È un paese con una vocazione all'accoglienza a partire dall'epoca del massacro del popolo armeno. Poi nel 1948 abbiamo accolto 500.000 palestinesi e poi la guerra che non è mai finita. È in atto una vera e propria catastrofe e non è chiaro perché non ci si mobiliti e non si dica ora basta con questa guerra, quando possono mettersi benissimo d'accordo e mettere fine a tutto ciò. È incredibile. Si tratta di persone che non hanno nulla quando arrivano. C'è chi abbandona la propria casa e il proprio paese nel cuore della notte, a volte anche senza valigie, ma solo con quello che indossa al momento della fuga. Donne che hanno perso i propri mariti e arrivano da noi con i figli e senza nulla con sé. Provate a immaginare. Noi, Suore del Buon Pastore, abbiamo a disposizione non un dispensario come quello che vi figurate voi, un ospedale con dei muri. No, si tratta di container collocati sul ciglio delle strade. Sono delle strutture davvero molto provvisorie e questo dispensario accoglie circa 150 malati al giorno, dove non si cerca soltanto di trattare le malattie, ma anche di provvedere a tutte le necessità di queste persone giorno dopo giorno. In Siria prima si viveva molto bene, gli stipendi erano mediamente buoni e il paese era in salute. Ora invece a quante migliaia di migliaia di migliaia di morti siamo arrivati? A quanti? Migliaia di bambini senza nessun futuro, migliaia di donne vulnerabili. Ogni giorno ci sono situazioni disumane. Ecco, quella che ho raccontato è la vita quotidiana di queste persone.
Si vive la violenza come se facesse naturalmente parte della vita. E i poveri bambini? Quale avvenire hanno davanti a loro? Sono bambini, ma non sanno cosa voglia dire avere una vita da bambino. Una vita da bambino normale. Il tema di quest'anno...